Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Eccoci qui, ben ritrovati. Juventus, una signora per due. Nuova puntata dedicata al Pre Sassuolo e dedicata anche una parte al mercato. Buon pomeriggio, buona serata, Ezio. Ciao a tutti, ben ritrovati su Juventus, una signora per due. Prima di entrare nel vivo ricordiamo naturalmente a tutti l'invito ad iscriversi. Assolutamente. Chi non si iscrive non è uno juventino, è un top, è un cartonato. E seguiteci naturalmente anche su Spreaker con i nostri podcast, che sono sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che vedete qui. Allora, che sfida ti aspetti col Sassuolo? Ezio, una squadra che ci ha anche messo in crisi, alla fine. Proprio per questo mi aspetto una partita estremamente complicata, Massimo, complicata dal fatto che il Sassuolo già ci ha messo in difficoltà in Coppa Italia, come ricorderai, sì. Dove soprattutto per la prima mezz'ora, i primi 35 minuti, impartì alla Juventus, alla nuova Juventus di Vlahovic e Zaccaria, una vera e propria lezione di calcio. È una squadra temibile perché ha un gioco, ha idee chiare, ha un allenatore emergente, Dionisi, che stimo, e soprattutto ha davanti tre giocatori che a mio avviso non sono certamente dei fuoriclasse, ma che per la Banana League, il torneuccio italiano, soprattutto se inseriti come sono in un contesto estremamente funzionante, sono giocatori che riescono molte volte a fare la differenza. E come giocherà secondo te Massimiliano Allegri? Massimiliano Allegri giocherà una partita estremamente prudente. Intanto attenzione, perché a seguito di ogni prestazione al limite della dignità, come è stata ovviamente quella in semifinale contro la squadra Gigliata, è sempre seguita una partita brutta, per non dire indecente. Io credo che giocherà con un 4-4-2, estremamente prudente, molto arroccato, spero non totalmente entro la nostra area, ma almeno all'altezza della nostra tre quarti, sperando in un contropiede fortunato, ovviamente affidato esclusivamente alla vena realizzativa di Dusan Vlahovic. Vedremo Dusan Vlahovic con Dybala, secondo te? Peccato. E questo, guarda, non te lo so dire, sono più propenso a pensare di no, anche perché il Dybala visto ultimamente è un Dybala che a mio avviso mentalmente ha staccato la spina, è un Dybala con un'anima, se vogliamo, lacerata e binaria, perché da una parte triste e solitaria che fa pure ridere, che da una parte vorrebbe miracolo mostrare, insomma, con giocate ditirambiche, che la Juve ha fatto male a rinunciarci, però questa eccessiva voglia e questa eccessiva foga, come sempre accade anche in altre attività, purtroppo si traduce in energia non positiva e quindi diventa penalizzante. Dall'altra parte io penso che abbia cominciato a entrare nell'ordine di idee di tutelare se stesso e di non incorrere in infortuni pericolosi che potrebbero seriamente pregiudicare la possibilità di un prossimo contratto. Ti chiedo una cosa prima di parlare di mercato, Ezio, ma allora noi incontreremo l'Inter che in Coppa Italia magari portiamo a casa il portaombrelli. Che tipo di sensazioni hai per quella partita? Poi naturalmente faremo le puntate relative al caso, ma adesso a pelle, guarda, io non escludo che quella partita la si possa anche vincere, anche per la legge dei grandi numeri, perché quest'anno contro l'Inter non è mai andata bene, perché è una partita, al di là di tutta la letteratura stantia che si può scrivere sulle finali, che sono partite sempre aperte, che non ci sono favoriti, a mio avviso la Juve non sarà favorita e questo non avrà il peso del pronostico addosso, e questo in qualche misura
potrebbe giovarle a favore, ma da qui a quella partita c'è ancora tanto tempo e purtroppo, conoscendo l'andazzo di casa nostra, l'eventuale possibilità di qualcuno che non possa parteciparvi per qualche infortunio muscolare. Speriamo ovviamente di no, però adesso in questo momento è assolutamente prioritario riuscire a blindare il quarto posto, che non è affatto certo, anche perché la Fiorentina ha una partita in meno, potenzialmente sarebbe a 4 punti, e tra l'altro con lo scontro, con il confronto con la Juventus all'ultima giornata sul proprio terreno, e vale per quella partita quello che abbiamo detto per la finale di Coppa Italia. Dal momento che la Fiorentina quest'anno in 3 partite non è mai riuscita a fare un gol alla Juventus, per la legge dei grandi numeri quella partita potrebbe diventare estremamente pericolosa. Io vorrei arrivare all'ultima giornata senza il patema di dover ancora conquistare l'accesso alla UEFA Champions League. Escludilo, il patema ce l'avremo sempre. Quest'anno è un anno di patemi, che sembra poi una ricetta. Io sono molto contento, soprattutto devo ringraziare i ragazzi. Io sono molto contento. Juventus, una signora per due. Senti Ezio, un'ultima parte dedicata al mercato. Si è parlato di De Maria, 34enne stagionato per molti. Qualcuno ha detto però attenzione, no? Se avessimo tanti soldi potremmo anche concederci lo sfizio di averlo, però è tornato in orbita. Anche tempo addietro era in orbita Juve, ma non si è mai concluso nulla. Guarda, Di Maria è stato un grandissimo, e ancora un ottimo calciatore, ma è stato un grandissimo calciatore per il quale io ho sempre stravisto, ma fin dai tempi in cui militava nel Benfica. Ho sperato che arrivasse alla Juve anche nel momento in cui abbandonò la casacca blanca, quella dei madrileni, per andare al PSG. Oggi, a 34 anni, io credo che per ingaggio e per età sconfesserebbe un po' quella che è stata sbandierata come la nuova politica juventina. Certamente, grandissimo ex giocatore, calciatore che potrebbe anche essere utile, soprattutto in un torneo modesto come il nostro, però in termini futuri e futuribili io credo che si debba puntare su qualcos'altro. Poi non mi sorprenderebbe se si arruolasse il giocatore argentino, si realizzerebbe la profezia che ebbi modo di formulare una dozzina di anni fa, vale a dire avremo Di Maria quando sarà disponibile a parametro zero. Che Di Maria ci aiuti. Rabiot sì o no? Io penso che Rabiot verrà confermato. Credo che quello che non verrà confermato sarà Arturo. Perché, anche Bernardeschi probabilmente. Sì, no, adesso non entro nel merito di tutti, perché sennò dovremmo anche spendere molte parole su un rinnovo a De Sciglio che si presterebbe a tante considerazioni. Io credo che Rabiot impiegato in un centrocampo a due, non defilato a sinistra, abbia dimostrato di non essere quel giocatore inutile che tante e tantissime volte abbiamo avuto occasione di etichettare nell'ambito delle sue abuliche ed inconsistenti partite. A mio avviso, impiegato come si deve, è un ottimo giocatore, non trascendentale, non un fuoriclasse, non il titolare della Juve che vorrei, ben inteso, ma in una rosa di un certo tipo ci può tranquillamente stare, per cui io credo che nella terra di mezzo i sacrificati in qualche modo saranno altri. Ramsey, Arthur credo anche Bernardeschi. Sempre a trovare a venderli. Ezio, l'ultima cosa, terzino sinistro, dove guardiamo per colmare questa lacuna, perché pezzo a pezzo viene fuori naturalmente. Ma sì, penso che ce ne vogliono addirittura un paio, perché si parla del terzino sinistro del Benfica, che non mi dispiace onestamente, ma si dice anche di voler
cedere ancora una volta in prestito Pellegrini, che invece a mio avviso come ricambio eventuale ad esempio di Lodi, no? Il terzino brasiliano a cui si accennava, il terzino del Benfica di cui si faceva menzione, Pellegrini ci potrebbe tranquillamente stare. Guarda, ti faccio un nome che adesso è di interesse un po' globale anche Real Madrid, Demiral, che noi abbiamo colpevolmente lasciato andare. Allora amici, noi vi ringraziamo e vi ricordiamo che saremo qui naturalmente a commentare il post partita con l'incredibile mirabolante Sassuolo, che ci ha già creato problemi, e le dico con rispetto parlando. Iscrivetevi al canale, naturalmente ci fate cosa gradita. E se non vi è bastata la pillolina di questo intervento, ovviamente c'è una playlist tutta da consultare, tutta da godere, tutta con Massimo Tadorni. Grazie a tutti, ci vediamo prossimamente, prestissimo, ciao! Aug! Juventus, una signora per due.